In questo video vediamo insieme come organizzo il mio lavoro da capogruppo, quindi come riesco a gestire le diverse attività e soprattutto organizzarmi al meglio, perché sappiamo che organizzandosi al meglio si possono portare avanti diverse attività. Infatti io appunto porto avanti diverse attività e ci riesco in modo efficace ed efficiente solamente perché uso un'organizzazione che trovo per me stessa ottima e soprattutto efficace, appunto, che non mi fa perdere troppo tempo. Se sei curiosa, continua a guardare. Ciao, sono Cristina, sono un ingegnere e mi dedico alla formazione perché sono sicura di poter aiutare nella crescita anche te. Questo è tutto quello che utilizzo per organizzarmi il lavoro quotidiano o mensile. Adesso ti spiego un pochino meglio che cosa intendo. Sicuramente la cosa più importante è il mio telefono, perché mi aiuta nella comunicazione con le mie ragazze, nel tenere appunto aggiornate le mie ragazze e soprattutto nell'utilizzare le statistiche, perché nella mia organizzazione che vedrete qui non ci sono le statistiche. Io le statistiche non le stampo, le ho stampate spesso, ma per quanto mi riguarda ho trovato più uno spreco di carta più che un aiuto. Io preferisco appunto guardare le statistiche sul computer perché sono sempre aggiornate tutte le mattine e se fosse una cosa che dovessi stampare anche una o due volte al mese penso che sarebbe utile, ma stampato tutti i giorni trovo uno spreco di carta, uno spreco di tempo, cosa che appunto nell'efficienza che ho bisogno non c'è lo stampare le statistiche, quindi non le stampo mai, ma tutte le mattine alle 10, 10 e mezza, massimo 11 vado sempre a controllare le statistiche. È un'azione che mi scrivo nell'agenda che devo fare tutte le mattine, quindi iniziamo dall'agenda. Ovviamente qui non vi farò vedere una giornata diciamo già successa, anche perché ci sono dati personali delle persone, come ad esempio nei libretti non vedremo le cose diciamo personali. Nell'agenda che cosa vado a scrivere? Questo foglio qua laterale faccio una specie di tabella, cioè faccio una tabella con i giorni della settimana e in questa tabella cerco di scrivere tutte le facciamo una cosa veloce, e la domenica di solito la metto sempre sotto. Scritto malissimo, ma per farvi vedere che in questa tabella metto sempre le cose che so che già succederanno e che mi voglio organizzare. E solitamente faccio anche uno schemino in questo modo, così lo rendo più bellino, e questo lavoro lo faccio sempre la domenica sera. Scrivo qui a grandi linee le cose che adesso lo sto facendo proprio molto male, ma qui la domenica sera scrivo a grandi linee le cose che farò e soprattutto metto l'orario. Qui ad esempio la mia giornata inizia sempre tra le 8 e le 9, poi scrivo 9, 10, 10, 11, così via fino alle 18 di sera. E scrivo sempre la fascia oraria dell'attività che andrò a fare. Questa non scrivo in modo dettagliato quello che succederà quel giorno, ma scrivo se diciamo un'attività importante che mi sono impegnata, che ne so, con qualcuno, oppure se voglio fare quell'azione sempre. Ad esempio, se io mi dedico a dalle 10 alle 11 mi dedico alle statistiche, non scrivo tutti i giorni 10-11 statistiche, ma so ad esempio che se metto un asterisco così col tondo, so che vuol dire che devo leggere le statistiche. Quindi faccio sempre questo segnetto qui e vuol dire che questi giorni dovrò leggere le statistiche. Ovviamente lunedì non ha senso guardare le statistiche, quindi si parte dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Non ha senso guardare le statistiche lunedì perché non sono aggiornate, perché noi abbiamo le statistiche del giorno precedente. E quindi lunedì, il giorno precedente a lunedì sarebbe la domenica il broscendo non lavora e quindi le statistiche il lunedì non ha senso guardarle. Quindi se appunto poi ho un'azione che si ripete anche, che ne so, alle 8 o 9 di mattina mi alleno, magari scrivo a tutte le mattine. Quindi insomma cerco di fare una leggenda per le attività che si ripetono. E ovviamente, siccome l'ho fatta io, non ho bisogno di scrivermi la leggenda qui sotto, cosa vuol dire la stellina, cosa vuol dire A, perché so che cosa vogliono dire siccome le ho scritte io. Quindi faccio una cosa del genere con la leggenda, con i simboli, e questo serve a me per non perdere tempo nel farla, perché oggettivamente, anche se appunto mi ci dedico la domenica sera a
strutturare la mia settimana. Non mi piace dedicarci le ore personalmente e non mi piace tanto appunto perdere tempo in queste cose, e mi sono molto visiva, quindi se voi avete tanti colori ad esempio, potreste anche invece di fare l'asterisco assegnare il colore verde alla stessa azione, e quindi assegnate il verde a guardare le statistiche. Oppure se vi piace scrivere, vi potete allenare scrivendo statistiche ogni volta, ma personalmente appunto a me sembra una perdita di tempo. Una volta che mi sono organizzata la domenica per tutta la settimana, poi avrò qui le attività diciamo della settimana che sono più, insomma, più precise, quindi posso proprio scrivere contatta, ad esempio se devo contattare una ragazza, qui scrivo contatta Luisa, perché so insomma che devo contattare il 19 ottobre, devo contattare Luisa, quindi qui mi scrivo proprio le azioni che voglio assolutamente fare quel giorno. Questo è come gestisco la mia agenda, mentre poi arriviamo ai quaderni. I quaderni sono utilissimi, mi aiutano tantissimo, perché appunto mi aiutano per quanto riguarda le adesioni, la fatturazione e le qualifiche. Però prima dei quaderni vorrei dirvi anche l'importanza che ha sempre sul mio tavolo l'album che è in corso, perché senza l'album in corso io sono persa, quindi per me sulla mia scrivania c'è sempre l'album in corso, che non è questo, ma comunque c'è sempre l'album in corso, anche perché se mi contatta qualcuno delle mie ragazze o voglio sapere un prezzo che è insomma adesso, che quanto costa quel prodotto, devo avere nell'immediatezza l'album sotto mano, perché mi impiega più tempo andare a aprire, cercare l'album e cercarlo insomma in PDF. Quindi mi tengo sempre l'album proprio in questo modo, sopra l'agenda, sempre sulla mia scrivania. I quaderni che vedete qui sono gratis, li ha fatti una responsabile di zona, e sono gratis, li potete scaricare gratuitamente nel link qua sotto. Che cosa sono questi quadernetti? Allora, nelle prime pagine c'è scritto la spiegazione delle adesioni, come quali sono i tempi insomma delle adesioni, come ci dobbiamo comportare, che cosa dire alle adesioni, proprio suggerimenti anche di cosa dire alle ragazze che si avvicinano, si affacciano a questo mondo, cosa non dire. Sono veramente quaderni fatti benissimo, come offrire il lavoro sui social, sono fantastici. E appunto da tantissimi consigli. Ma qui dentro, anche qui ovviamente vi faccio vedere una pagina bianca, che cosa possiamo mettere? È molto interessante perché in questo quaderno ci tiene traccia di tutte le persone con le quali abbiamo parlato, quindi noi magari parlando con tante persone, cioè ve lo auguro tutti i giorni parlando con tante persone, non ci ricordiamo con chi abbiamo parlato l'altro ieri e che ci ha detto che stava preparando un ordine. Quindi è veramente tanto importante scriversi il nome qui della persona che abbiamo sentito, dove l'abbiamo sentita, se su Facebook, su Instagram, se è un evento, dove l'abbiamo sentita, e vedere quale step di informazione gli abbiamo dato, cioè se gli abbiamo dato tutte le informazioni metteremo la X su tutte le informazioni. Poi se l'abbiamo portate su WhatsApp e quindi abbiamo fatto già il vocale, gli abbiamo già parlato, metteremo la X su questa casellina qui, e da questa casellina qui noi abbiamo già sia che l'abbiamo sentite o non l'abbiamo sentite, cioè sia che hanno deciso in sì in positivo o che hanno deciso che non vogliono fare questa cosa. Se hanno deciso in positivo, il quaderno delle adesioni finisce qua e inizia a essere quindi una tua cliente privilegiata. Se no, mettiamo una X e non vuole continuare. Qui c'è scritto che di inserire la persona nella lista broadcast. Personalmente le liste broadcast non mi piacciono perché non le trovo molto utili e soprattutto le trovo molto impersonali. Dipende ovviamente quante persone hai nel tuo team, se hai più di 2000 persone immagino sia molto difficile comunicare personalmente con tutte, ma se hai un centinaio di persone, insomma un ordine di grandezza del genere o sotto, secondo me le liste broadcast non sono tanto utili perché sono impersonali. In più, se la persona non ti ha salvata nella sua rubrica, non riceverà il tuo messaggio. Quindi parlando di adesioni, quindi persone che magari ti hanno scritto un messaggio ma non hanno salvato il tuo numero di rubrica, se tu le mandi un messaggio in lista broadcast non lo riceve, e tu pensi di averglielo inviato, invece non lo riceve perché non ha salvato il tuo numero.
Poi abbiamo il quaderno del tempo di qualifiche, che insieme a quello delle adesioni è assolutamente il quaderno più sfruttato, infatti c'è anche già una bella orecchia. E qui ti spiega la qualifica e l'arrivo del pacco, che cosa dobbiamo dire, che cosa, insomma, cosa è meglio per qualificare le adesioni, che cosa è meglio dire. E sulla qualifica ti lascio il video, appunto, dove racconto qual è il metodo migliore per qualificare sia le clienti sia chi vuole iniziare a lavorare, e vediamo come funziona. Allora, qui abbiamo il nome della persona che abbiamo adesionato, la recluta. Quando scade la qualifica, questi sono tutti i dati che vedete nella vostra, nelle vostre statistiche, se gli è arrivato il pacco, se abbiamo dato informazioni per quanto riguarda i regali successivi, gli step successivi che deve fare, perché noi sappiamo che non si ferma l'adesione, ma noi dobbiamo lavorare per fare in modo che vada avanti negli ordini, vada avanti se vuole lavorare, vada avanti appunto per ricevere lei stessa i regali, perché noi vogliamo che loro siano felicissime. Quindi qua se avete dato le informazioni giuste alla ragazza, qua se le è arrivato il regalo e qua se l'abbiamo aggiunta al nostro gruppo Facebook, ai nostri gruppi WhatsApp, e quindi l'abbiamo, diciamo, fatta integrare un po' nel mondo bellissimo che abbiamo creato, i brochet. Io lo trovo molto utile, soprattutto per le prime tre parti, che appunto a volte tra che all'emozione dell'adesione a quando le arriva il pacco passa del tempo e purtroppo magari ci sfugge quel nome di quella persona lì, quindi è molto importante questo. Il quaderno invece che uso un po' di meno è questo delle fatturazioni. Perché? Perché utilizzo in realtà il mio quaderno e avevo iniziato da sempre a utilizzare questo quaderno, quindi in realtà mi trovo bene con questo quaderno. Ma questo insomma libricino è molto carino, perché tu scrivi il tuo obiettivo che ti poni, il mese e l'obiettivo aziendale. Ovviamente l'obiettivo aziendale non è per forza uguale al tuo obiettivo, ti consiglio di avere un tuo obiettivo ovviamente più ambizioso rispetto a quello che ti dà la tua responsabile, e le date importanti, cioè la data di chiusura dell'album, la data di fine rapidità. Queste sono le date per te importanti come capogruppo, perché sono date che noi dobbiamo avere chiare in mente, che appunto quelle date lì noi dobbiamo spingere di più con il team, spingere di meno, sappiamo che appunto l'album chiude, quindi dobbiamo anche insomma dirlo alle nostre ragazze che l'album sta chiudendo, la rapidità sta chiudendo, quindi insomma queste date sono assolutamente importanti. Qua invece scriviamo quanti ordini ha fatto la ragazza del vostro team, che status è, e vedere insomma un po' il punto dove è arrivata. Ovviamente arriviamo a un massimo di 4 ordini, perché è un po' difficile che una persona faccia 4 ordini al mese, io ve lo auguro che abbiate CDP del genere, ma è un po' difficile. Quindi questo quadernetto funziona così. Questo è il quaderno che ho acquistato proprio il primo mese che sono diventata capogruppo. Quindi il quaderno è ovviamente molto vissuto, questo l'ho portato con me a Budapest, l'ho portato con me a Rimini. Questo è il quaderno più importante forse dell'agenda, più importante di tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso, che assolutamente lo porto sempre, 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 sempre con me. Questo quaderno cos'ha di speciale? Nulla, è bianco, non ha assolutamente niente di speciale, ma è speciale perché ci sono informazioni di tutte le ragazze che fanno parte del mio team, quindi informazioni di il mese che hanno fatto l'adesione e insomma eccetera. Come compongo questo quaderno? Allora, è un quaderno, quindi pagina bianca, ogni mese ho una facciata bianca, e dove vedete questo stick, che vabbè una volta era questo, questo stick qui con la stellina, è la pagina dove io ho scritto tutti i nomi che si sono qualificate, quindi sapendo che quella, ovviamente non vi faccio vedere perché sono nomi e cognomi, non mi sembra giusto, e c'è la lista di nomi e cognomi e il regalo qualifica che mi deve arrivare a casa, quindi ho una traccia anche dei regali che mi dovranno arrivare. Quella è l'unica pagina diversa da tutto il resto delle pagine. Il resto delle pagine lo organizzo così: scrivo qua in alto l'obiettivo di vendita, cioè ad esempio il mio obiettivo è 5.000 euro, scrivo 5.000 euro e anche il numero di adesioni che voglio arrivare. Ok, voglio arrivare a 10 adesioni, quindi scrivo 5.000 euro, 10 adesioni. Qua scrivo mese di giugno. Basta, e questo è il massimo che devo scrivere, e poi qua sotto metto tutti i nomi di tutte le ragazze che ho adesionato, e poi faccio una bella barra e qui sotto metto tutti gli ordini delle ragazze che fanno parte del mio team.
Quindi diciamo che quella parte delle ragazze che fanno yoga nel mio team è la meno importante, perché io mi baso tantissimo sulle statistiche, perché appunto avendole sempre aggiornate sul computer non c'è bisogno che le ritrascrivi, perché le ho già sul computer. Ma questo quaderno mi serve veramente per avere uno storico di tutte le mie ragazze, di tutti i loro codici e soprattutto anche delle loro qualifiche. Bene, questo è tutto, vi ho fatto vedere come organizzo tutto il mio lavoro da capogruppo. Come vedi è veramente molto semplice, alla fine non ti serve tutto quello, ti basta un quaderno, non hai bisogno di chissà quali cose, ma appunto basta un foglio bianco e tanta organizzazione, perché ovviamente più siamo organizzate più riusciamo a dedicare il nostro tempo ad altre attività, alla nostra famiglia, e riuscire ad essere anche molto efficienti nel nostro lavoro, perché ovviamente più siamo efficienti più abbiamo la possibilità di guadagnare e di diciamo andare avanti nella nostra carriera in brochure. Spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo, ti abbia incuriosito. Se ti è piaciuto metti mi piace, se ancora non sei iscritto al canale considera di iscriverti, a me farebbe davvero tanto piacere. Ti aspetto su Instagram, su cristina.varone, così continuiamo a chiacchierare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!